Filippo Ciavaglia, segretario provinciale della CGIL Umbra. Esuberi, dismissioni di linee di produzione come Ore Liete e Dolciumi, altri esuberi. Cronaca di una morte annunciata, si riuscirà a invertire la tendenza? Riuscire a invertire la tendenza io me lo auguro, dobbiamo essere chiari, la Nestlé ha annunciato 364 licenziamenti, questo perché? Perché il piano industriale della Nestlé attualmente, che non è quello firmato nel 2016, prevede un ridimensionamento netto dell'azienda. Noi riteniamo che questo ridimensionamento non ha le basi per quello che è la prospettiva del futuro, quindi vogliamo che si fermi la Nestlé anche attraverso l'azione del governo e si faccia in modo di poter ragionare rispetto a un percorso più lungo, ammortizzatori sociali, prevedere un piano industriale che determini la consistenza vera e propria del lavoro all'interno della Perugina e da qui vogliamo ripartire. Sarà semplice? Assolutamente no, non dimentichiamo che abbiamo a che fare con una multinazionale. Qui il ragionamento è semplicemente in un quadro minimo europeo se non mondiale e noi dobbiamo far valere l'identità di Perugia, della nostra regione e del nostro paese nei confronti della multinazionale. Grazie. Simona Marchesi, Fly CGIL RSU Perugina. 364 esuberi che vengono dopo la dismissione di linee di produzione tipo Ore Liete, tipo Rossana e dopo altri esuberi. Riusciremo ad invertire questa tendenza? La dismissione dei quei due reparti era già prevista, abbiamo firmato un accordo nell'aprile 2016 in cui lo prevedeva. Prevedeva un piano però di sviluppo industriale in cui Perugina sarebbe diventata la capitale del cioccolato. A metà percorso vediamo sviluppare il piano sociale e non il piano industriale. Non vediamo i nostri baci andare nel mondo, non vediamo il reparto con Fiseri sviluppato e nato come si diceva all'inizio. Rigettiamo noi i 360 esuberi e vogliamo tornare a parlare di lavoro. Grazie.